e come potete vedere faccio il barman di professione, di lavoro ormai da 17 anni. Ormai il nostro uso, ogni volta che c'è un autore che viene a presentare il suo libro, dedicargli o mangiargli un piccolo spazio sul mondo del bere, cioè del bere consapevole. Il libro di Enzo è un libro che penso abbia già detto tutto e c'è ancora da raccontare Antonio, parla di alcune tematiche sociali molto delicate. Il problema del bere, dell'alcol sui giovani è un problema che spesso e volentieri, mi confermerà Enzo, è sempre toccato. Spesso e volentieri i ragazzi fin dalla giovane età bevono smisuratamente, bevande non tanto quanto solo per la quantità, ma per la loro alcolicità, soprattutto create da persone incompetenti. L'incompetenza è il male peggiore per qualsiasi settore. Penso che per un professore può essere l'ignoranza in materia, per un barman il non acculturare il proprio pubblico fin dalla giovane età. In una parte del libro Enzo narra di Chicca, questa ragazza che racconta di essere stata in discoteca, in un pub e di aver bevuto un X numero di consumazioni. Nel suo parlare, nel suo raccontare, narra appunto una bevanda che bene o male un po' tutti conosciamo, il Mojito. Spesso e volentieri i giovani non sanno minimamente di cosa noi parliamo. Infatti si affidano nelle mani di questi non professionisti, per essere anche abbastanza educati, che creano mix non consoni al palato dei più grandi e immaginatevi dei più giovani. Il Mojito, per chi comunque non l'ha mai bevuto, non l'ha mai assaggiato, è una bevanda storica. Pensate che nasce nel 1600 dalle mani di un pirata, Sir Francis Drake. Drake, venne chiamato Drago, appunto, creò questo cocktail a quei tempi in maniera molto grezza, prendendo un lime, della menta, dello zucchero impuro, grezzo, il rum che nei Caraibi andava così tanto e mixò il tutto. A quel tempo ovviamente non c'era la delicatezza di utilizzare lo zucchero trattato, la soda, il ghiaccio, immaginatevi nei Caraibi chissà quanto ghiaccio c'era. Perciò la bevanda era diventata un po' l'alternativa del classico rum e via. Ovviamente i pirati avevano sempre barili, barili, barili di rum. E appunto per citare una definizione, il rum arriva da rum bouillon, ovvero ribollire del rum che faceva nelle vetrine durante le varie traversate su queste navi. Il Mojito, durante i vari 4 secoli a seguire, fu ovviamente sempre più raffinato e arriva alla nostra merce mediante un grande scrittore, Hemingway, che nel 1942 andava alla Bodeguita del Medio, un famosissimo bar di Cuba, dell'Havana, e si faceva fare da questo barman famoso, Martinez, alla quale alcuni narrano sia anche inventore del cocktail Martini, ma non lo è. E gli chiedeva sempre un mojito. Ovviamente Hemingway lo riportava spesso e volentieri in alcuni suoi racconti, insieme ad altre bevande che non è il caso ovviamente di sollecitare. Spesso i ragazzi bevono il mojito, chiedono bevande sempre più alcoliche. L'alcol da parte di chi dà ovviamente l'opportunità di bere deve essere sempre misurato, in equa misura per ognuno di noi, che sia più giovane o meno giovane. Ovviamente dare da bere ai meno giovani è una cosa un po' da evitare. Purtroppo oggi come oggi vanno al supermercato, si prendono bottiglie di Sambuca e si ammazzano lo stesso. Non possiamo farci niente. Io spero sempre che i miei colleghi abbiano almeno un minimo di etica. L'etica è quella di dire, ok, sei un po' meno, un po' più giovane del dovuto,
se proprio vuoi fare il grande ti faccio assaggiare qualcosa, però te lo faccio assaggiare con una logica interpretativa di una dose alcolica molto ridotta e con un aspetto anche culturale che magari non fa mai male, così da confrontarsi poi con gli altri posti, quando spende i suoi bei 6 euro, 7 euro, 5 euro, quel che sia, può guardare il barman dall'altra parte e dirgli che ha una testa di XXX perché gli sta facendo solamente della benzina alcolica che poi non fa nient'altro che farlo stare male. Io ovviamente concludo con questo, non ho creato niente di particolare, come il mio solito, i drink, quelli strani, omaggiandoli ovviamente l'autore, per una questione molto logica. Si impara dall'inizio, si impara dalle basi. Il bene miscelato è una conoscenza, una cultura che deve essere data a tutti, a chiunque, soprattutto ai più grandi, che nascono da questa malinformazione. Immaginatevi poi sui più giovani, appunto questi ragazzi che arrivano e si trovano a dover chiedere fammi qualcosa di alcolico, il più alcolico possibile che mi ammazzi e mi stenda. Purtroppo qua l'etica del barman non esiste, qua esiste solamente una persona che a sua volta si è ammazzato ad alcol prima e non ha nessun tipo di conoscenza. Io vi ringrazio, grazie mille per essere venuti innanzitutto, ringrazio anche Antonio per lo spazio che mi ha dedicato e Enzo per la sua pazienza. Grazie anche alla Lorena nel frattempo che è la nostra accompagnatrice musicale e personalmente da parte di Pagnelli ringrazio anche il signor Enzo che è sempre presente in queste serate. Ora vi passo ovviamente il microfono ad Antonio e Enzo che continueranno con i racconti. Grazie mille.